Sigla. Allora, qualche giorno fa è successa una cosa tanto assurda quanto decisamente inaspettata. Ovvero mi è arrivata una mail in cui venivo invitato ad una proiezione esclusiva riservata a pochissime persone di un film che io attendevo più di ogni altra cosa nell'ultimo periodo. Non ci crederete, ma sto parlando di una pellicola del 19 per la regia di Anthony e Joe Russo ed è Avengers Endgame. Allora, so cosa state pensando, Victor, ma che cazzo dici? Il film uscirà in Italia prima che in altri paesi del mondo il prossimo 24 aprile e l'anteprima la fanno con così tanto anticipo? In effetti, anche io quando ho visto la mail ho pensato è sicuramente uno scherzo, perché lo scorso anno per Avengers Infinity War l'anteprima è stata poche ore prima, quindi nel pomeriggio, rispetto alla proiezione di mezzanotte che segnava l'uscita ufficiale del film, che si è tenuta in moltissime sale italiane. Per me era stata comunque molto comoda come anteprima, perché una volta tornato a casa ho registrato il video e il giorno dopo, in tempo per l'uscita del film, era sul canale. Però, controllando l'indirizzo da cui proveniva la mail, mi sono reso conto che sembrava effettivamente ufficiale. Allora, più per curiosità che per altro, ho risposto e mi hanno rassicurato sul fatto che non fosse assolutamente uno scherzo, che si trattasse di un'anteprima particolare, una sorta di screening quasi, e però in allegato alla mail c'era un documento di 12 pagine relative all'embargo, cioè in sostanza si tratta di un documento con molte regole stringenti. Io non ho neanche potuto dire che sarei andato a vedere il film. Ho dovuto fare finta di niente. Però mi sono reso conto che non sembra essere un documento con validità legale. Ci sono scritte un sacco di cose allucinanti che dovrebbero farti paura. Nel caso in cui avessi effettivamente intenzione di parlare del film nello specifico prima della sua uscita, però di fatto nessuna di queste ha effettivamente una validità in ambito legale. Quindi io mi sono detto, perché per una volta non me ne sbatto i coglioni e non parlo del film che tutti vogliono vedere ma che nessuno ancora ha potuto vedere? Per una volta che sono il primo e che tanto non avrò conseguenze legali, magari non mi invita più l'anteprima, ma sti cazzi, cioè fino a un po' di tempo fa non andavo alle anteprime, quindi pazienza, me la voglio giocare così, magari poi non mi fanno nulla, magari poi addirittura incuriosisco così tanto voi che guardate che addirittura staccano più biglietti al botteghino, per quanto posso avere io questo potere, però anche solo un centinaio di biglietti in più per loro sicuramente non sono male. Comunque sia, me ne sbatto le palle e voglio parlarvi di Avengers Endgame, anche se mi hanno detto che mi sarebbero successe cose terribili, a cui francamente non credo, anche perché l'ho fatto vedere all'avvocato questo documento, mi ha detto guarda, a questo punto il problema è etico, quindi se vuoi farlo, fallo, tieni conto che magari professionalmente potresti non andare più alle anteprime della Disney. Ho detto vabbè, vediamo. Quindi iniziamo. Signor Topolino. Dimmi, Victor. Non mi sento molto bene. Ben ti stacca.